Nell'ultimo consiglio comunale, prima della pausa agostana, è stata approvata una mozione urgente che impegna la Giunta e il sindaco Biancani a chiedere risposte sul trasferimento dei servizi dedicati alla salute mentale. Servizi che dovranno spostarsi dall'attuale ospedale di Muraglia entro il 30 settembre, come previsto dall'accordo di programma 2022 per la realizzazione del nuovo ospedale. A doversi spostare saranno l'RSA Tomasello, le comunità protette maschile e femminile, la struttura residenziale riabilitativa e il centro diurno Il Gabbiano. Biancani in consiglio comunale chiede risposte sui no dichiarati alle quattro proposte di trasferimento gradite al comune di Casa Roverella, Galantara, di Villa Baratof dei Padri Combognani e dell'ex ostello di Fosso Seiore. L'ex ostello, ricordo che è di proprietà regionale, al momento non risulta assegnato a nessuno e sapendo che noi dobbiamo spostare circa 100 posti letto, ma dietro ogni posto letto ci sono le persone, delle loro famiglie, le famiglie coinvolte hanno già evidenziato più volte la paura e la difficoltà a voler spostarsi, quella che oggi è l'unica sede che è stata individuata e lo sanno tutti, quindi lo sappiamo anche noi, lo sapete anche voi, che è all'Auxella, sede che non è in grado di svolgere quelle funzioni anche di poter creare quelle relazioni umane di cui hanno bisogno le persone che sono attualmente ospiti in queste strutture, ma soprattutto vengono considerate dalle famiglie anche lontane. Qui parliamo di circa 100 posti letto. E per me questi servizi, ribadisco, faremo di tutto come amministrazione affinché questi servizi rimangano nella città di Pesaro. Per quanto riguarda i campi padri Combognani, ritengo che sia ancora più grave, perché è vero che non hanno partecipato al bando, ma l'ASL ha fatto due bandi, se vuole in qualche modo fare un'ulteriore verifica, basta che fa un altro bando e i padri Combognani possono partecipare. Per quanto riguarda Casa Roverella, mi risulta che ad oggi la disponibilità c'è. Quindi questa è di proprietà del comune. Per quanto riguarda Galantara, è vero che ci sono nuovi lavori. Personalmente, l'ho già dichiarato più volte, avrei preferito spostare i servizi che oggi sono a Galantara da un'altra parte e garantire i servizi legati alla salute mentale a Galantara. La struttura dell'Auxella, alla fine, paradossalmente, è strutturata per garantire i servizi che oggi sono a Galantara. Quindi noi andiamo a portare l'Auxella un servizio per cui, come dire, la struttura si deve organizzare, mentre in realtà la struttura è sempre pronta, organizzata per ricevere i servizi che oggi sono a garantire. Quindi è una scelta che non condividiamo. Secondo noi tutte e quattro le sedi possono essere adatte, quindi da garantire alla Casa Roverella, ai padri Combognani, all'ex ostello. Quello che mi preme sottolineare, la mia paura è che ci sia invece la voglia di portare questi servizi fuori dalla città.